Francesco Martelli, giornalista, fotografo, scrittore, sono tanti gli aggettivi che si possono utilizzare per descriverlo, ma sicuramente il principale, almeno secondo me, è pescatore. E oggi sono orgoglioso di averlo sul mio canale. Ha accettato di venire. Ciao Francesco! Ciao Davide, ciao, ciao carissimo! Allora, per chi non lo sapesse, Francesco Martelli è quello che praticamente ha creato Pesca in Mare, è stato uno dei fondatori, ha scritto tantissimi articoli, ha fatto tantissime cose nel mondo della pesca e soprattutto è un pescatore provetto. Nei suoi anni di carriera è stato anche un pescatore professionista, adesso è più uno pesca sportivo, se non sbaglio, giusto Francesco? Giustissimo. Ok. E ha scritto diversi libri, tra cui anche uno che è stato appena adesso rimesso in produzione, di nuovo disponibile, ma parleremo più tardi. Ma e soprattutto è qui perché oggi vorrei anche la sua visione del light drifting. Francesco Martelli è un esperto di pesca e lo capirete adesso seguendo questo video. E cosa dire? Presentati un po' tu, Francesco, che sicuramente sai molto meglio di me la tua storia. Ma sai, mia storia è vecchia, va bene per i pescatori vecchiotti, diciamo, ecco, perché io, ecco, la mia attività praticamente a livello giornalistico è iniziata all'inizio degli anni Ottanta, quando ho lentamente lasciato, ho messo i remi in barca sotto il profilo professionale e l'ho, diciamo, continuato sotto il profilo sportivo. Tra l'altro, ecco, ho avuto anche esperienze da agonista e da pescatore, diciamo, da un palamidore, ecco, che ero proprio un palamidore di quelli accaniti, ecco, di quelli proprio sfegatati, ecco, come si suol dire. E tale attività mi ha portato, insomma, ecco, delle soddisfazioni notevoli nel corso di anni. Poi dopo, va bene, insomma, perché quella del palamitore è una pesca che vuole vedere un po' in faccia, insomma, nel senso che se uno vuole davvero pescare, deve diciamo, ecco, insomma, affrontare questo argomento, l'argomento, il tema palamito, in un modo serio. Allora lì no, poi dopo ci sono tutte le varie varianti, perché pesci non... Però io comunque di solito mi ero specializzato sul pesce bianco, sarghe e dorate, poi dopo anche i ventici, venivano anche tanti altri pesci, però in modo particolare i sarghe e le orate, che erano i cosi pesci, diciamo, che la cultura piombinese all'epoca erano i pesci più ricercati. Qual è la tua zona di pesca? Qual è la tua zona di pesca, Francesco? Allora, la mia zona di pesca, che poi a livello logistico gestisco anche una scuola di pesca, è lì ubicata a Piombino, al porto turistico Marina di Saliboli a Piombino. Praticamente... Scusami, E niente, è dunque ubicato proprio lì come logistica al porto turistico Marina di Saliboli, davanti all'Elba, rimane proprio ecco, in un punto, diciamo, ecco, a Saliboli, ma è una zona residenziale bella di Piombino, lontana, diciamo, dalla parte industriale, però ecco, Piombino è una graziosa cittadina, perché nel centro storico, insomma, ora si sta proprio rivalutando, scusami, Devo chiudere, aspetta, lo spengo, abbi pazienza, poi... Puoi metterlo in uso aereo, se vuoi. No. L'ho spento così. Ok. Sì, perché mi chiamano quelli che vogliono venire, poi li metto tutti in lista, perché con il tempaccio non ce la faccio a... Immagino. Tutti, senti, ecco. Francesco, la prima domanda che mi viene in mente, il tuo approccio con la tecnologia, perché tu sai che io sono un po' diciamo appassionato di questo aspetto della pesca. No, io vorrei da te sapere, soprattutto nel corso degli anni,
come è cambiata, se effettivamente hai notato anche tu delle grandi differenze, e secondo te, oggi come oggi, quanto è importante la tecnologia in pesca? Allora, per me oggigiorno la tecnologia in pesca è fondamentale. È fondamentale perché? Perché il pesce è notevolmente diminuito, perché la pesca sconsiderata, a parte della pesca professionale, pescherecci, ma poi dopo anche sono aumentati anche tanti pescatori, ma in tutti i sensi, professionisti, abusivi, pseudosportivi, ricreativi. Per cui è tutto anche dipende dalla recettività della zona. Per esempio, noi dunque qua, prima non che mancavano i posti barca, ma ora ce ne sono troppi, cioè non ce ne sarebbero troppi, però ecco, la gente, ecco, vanno tutti i giorni in mare, appena bonaccia un po', li trovi sempre. Poi le secche non sono, diciamo, non ce ne sono tante, ce ne sono ubicate qua e là, che poi, però sai, fortunatamente io dunque c'ho i miei scogli e anzi, ho dovuto mettere anche Vilmin Cota, perché il motore elettrico di prua, ecco, proprio per isolarmi, per cercare di isolarmi il più possibile, perché, ecco, per evitare, perché ti vedono, ti riconoscono la barca, ti vengono addosso. Poi dopo c'è anche tanta, tanta maleducazione. Ora, questi ragazzi giustamente si devono divertire, però insomma, ecco, va il sabato e la domenica, però qui tutti i giorni in mare, qui la gente va tutti. Cioè, ecco, è cambiato tutto, no? È cambiato tutto. Negli anni Ottanta mi hai raccontato che utilizzavi un vecchio furuno. Sì, un vecchio furuno straordinario, fantastico. Il modello F400A, perché c'era anche il B. Il B faceva dal 040, 4080, 80. Invece l'A, che era quello perché io spaziavo, diciamo, sui fondali, dai 15, 20, 30, 40 fino al massimo sui 60-70 metri, ecco. Però il mio range di lavoro, quando io calavo con i palamidi in terra, facevo le serate, le mattinate, praticamente ero tutta la notte in mare. E lì con quel furuno straordinario, ripeto ancora, un apparecchio straordinario che mi ha consentito di Quei fare delle pennini mitico, leggendario. una specie di carta carbone con i pennini, era fatto così, non si parla di. Una battuta a tre pennini come gli apparati delle paranze che utilizzavano le paranze professionali in pesca. Erano tutti a battuta, faceva, mi ricordo, sulla carta carbone, che era di un colore celestino. Il furuno la utilizzava uno un tipo, ma tu pensa che quando calavo sulle Cigliate, dove io trovavo i saraghi, e calavo, ce lo passavo una volta, poi ce lo ripassavo un'altra volta, poi lo giravo in continuazione, perché sai, visto, era un coso, un rotolo di carta carbone, però ma poi vedevi anche i pesci anche bene, tutto qua, cioè, era un coso, un prodotto all'epoca validissimo, validissimo, inizio Allora, anni 80, poi dopo, va bene, poi dopo la tecnologia. E oggi abbiamo questa tecnologia. Tu me lo sai dire, no? Che tu sei un pro staff furuno, e che sei proprio, diciamo, specializzato su questo tema, ecco, su questo aspetto, l'aspetto furuno, come inteso come strumentazione furuno, come ecco scandaglio e dintorni, insomma, tu ecco che ci fai. Ma no, ma a me interessava proprio un discorso dell'approccio, come è cambiato un po' tutto, nel Sì, senso che certo. veramente è cambiato il mondo sotto un certo punto di vista. La visione degli scogli con il side imaging, col side scan, insomma, come tutto, diciamo, ecco, con il ritrovamento dei vari target, che insidiano i calamari, che si vede, i cosiddetti ricciole, che insomma, il pesce foraggio, vedi proprio. Io dunque, tra l'altro, anche con il mio strumento, io dunque c'ho un paio di Hummingbird, che è la KD di Milano, mi dette qualche anno fa, con i quali lavoro
Bene, bene, benissimo. Sai, Un'altra sai, cosa, dimmi. restando ancora un attimo su questo discorso della strumentazione, adesso aggiungo una cosa in più, e per i nostri amici ovviamente il video non sarà solo una chiacchierata, cioè tra poco cominceremo, abbiamo preparato delle schede, abbiamo delle schede sul light drifting, secondo me molto interessanti, e le valuteremo insieme. Proprio per, però per, vorrei ancora capire una cosa, secondo te, veramente, l'esperienza di un uomo che è andato a pesca, ha visto il mare sott'acqua, sopra l'acqua, in tutte le condizioni, e quanto è importante l'esperienza e quanto invece è importante quello che riescono a fare anche adesso, per esempio, i giovani si fanno centinaia di video di YouTube per cercare di capire il più possibile e dopo vanno a pesca e secondo me tanti migliorano anche perché scoprono delle cose che magari non sono così semplici. Io mi ricordo anch'io ai miei anni, ai miei tempi, parlo degli anni 80, quando avevo iniziato a pescare, avevo 15 anni nell'85, era molto difficile recuperare informazioni, no? Perché veramente si andava in cerca del vecchio pescatore che ti poteva dare qualcosa. Rubare il mestiere con gli occhi, le Sì. esche, che cosa, come li innescavano i finali, tutto era tutto rubato con gli occhi, e lì ci voleva tanta passione, capisci? Tanta passione, Assolutamente. dedizione, e poi anche, naturalmente, come anche in tutti i campi, arti, mestieri o professione, l'intelligenza è quella che ti affina e che ti fa fare, diciamo, la differenza Perché in io la cosa che ho cose. notato, portando anch'io tante volte fuori le persone, ho notato che quelli che hanno veramente esperienza, che sono andato a pescare tanto, anche se magari non fanno tutte le cose giuste, riescono comunque a concretizzare la giornata. E non per il video o per il trucchetto, ma proprio perché matura una sensibilità nella pesca. Una cosa che secondo me è quasi impossibile da trasmettere attraverso un video, però chi ha tanta esperienza, chi è stato tanto in mare, ha un modo in cui cala la esca, prepara i terminali, i nodi, gli ami e magari non prende più tanto in considerazione se è un 0,22, un 0,25, un 0,28, ma è più concreto secondo me. E dopo alla fine. Bravo, è vero, cioè non è tanto importante i fini della pescata, no? Della pescata di successo che con tanto pesce, è capire in quel determinato momento, in funzione dei vari elementi che ti corrente e mare e vento, corrente, mare e vento, ecco, in funzione dei quali tu devi utilizzare con la dovuta accortezza, quella zavorra giusta, a volte anche di qualche grammo in meno fa la differenza. Capire con lo strumento ti aiuta a vedere dove sono tutti i Certificazione. vari target di varia misura, target di varia misura, allorché te poi intervieni però devi capire come agire, perché se no, ecco, magari giri, provi, butti, pasturi, ma che pasturi? La pasturazione è una cosa veramente delicata e non è, diciamo, tanto semplice farla in un modo giusto ed ottimale. Ecco, Ah, bisogna su questo, combinare. guarda, io posso solo chiederti se sarai disponibile di fare una puntata con me solo sulla pasturazione, perché secondo me è un argomento veramente vasto. Io ho già fatto un paio di video sulla pasturazione e è una di quelle cose, secondo me, che possono veramente far cambiare anche l'azione di pesca. Cioè, puoi migliorarla notevolmente, ma puoi anche far disastri. E non dipende solo dalla Va bene. qualità della pastura o della qualità o quantità, ma dipende proprio l'approccio che hai rispetto a tutte queste tecniche che sono fondamentali, ma se usate all'eccesso o troppo poco, anche, non funzionano, anzi, ti creano ancora più problemi in pesca. Tu la pastura la devi utilizzare per stimolare il pesce, uno, due, farlo leggermente mangiare perché devi assaggiare e devi valutare.
e tre, devi smettere. Però deve essere una cosa continua e costante, bilanciata, moderata, ma continua e costante. Poi laddove c'è da fare anche la differenza, magari io non mi ricordo, fregavo tra virgolette le panamite a dei competitor perché mi infilavo, non trovavo posto, mi infilavo in mezzo, diciamo, rispettando tutti i canoni sulla Certo. disposizione per evitare per le correnti, e poi facevo la differenza perché lavoravo con la testa. Ma no, allora cerchiamo di lavorare così. E poi vedrai, distraggo le palamite a quello e all'altro. Era tutto, diciamo, No, un io ho lavoro. la stessa esperienza. Qua a Trieste, diciamo, palamite ce ne sono veramente poche. Le pescavo tanto giù in Croazia e Lucino, ma io la differenza l'ho vista sostanziale nella pesca dello sgombro. Ho fatto diverse volte diverse gare, sono arrivato 3 volte primo qua a Tre Golfi sugli sgombri, ho fatto anche il record di pescata con 27 kg una volta, quindi parlo di 3 ore di gara, quindi in tempi abbastanza ridotti. Ma la cosa importante è che è veramente difficile tante volte spiegare l'uso della pastura. E questo è un altro argomento, però voglio affrontarlo in un altro video, perché questo video qui l'abbiamo intitolato Light Drifting, era un po', abbiamo anche adesso fatto una prefazione per far capire alle persone che mi seguono, che ci seguono, quali sono le tue capacità e i tuoi trascorsi. E andiamo a vedere allora la prima montatura, il primo terminale che mi proponi. Facciamo un discorso. Allora, io direi di iniziare subito con i terminali, ma facciamo ancora prima magari una piccola parentesi sull'attrezzatura pescante, cioè canna, mulinello, filo da mettere in canna, e dopo valutiamo magari il finale e tutto il resto, se sei d'accordo, Francesco. Sì, certo. Allora, come canna, per esempio, naturalmente ci vorranno canne tipo del piccolo bolognesi, sui 3-4 metri, 4 metri e 20, 4 metri, anche 4 metri e mezzo. Poi anche dipende dalla lunghezza dell'imbarcazione con la quale noi peschiamo, perché su una barchetta di 5 metri, cioè, non puoi mettere, va bene. Su una canna con 4 metri di lunghezza, sei già al limite, lì dunque devi utilizzare una canna di 3 metri, ecco. Ecco. È importante però che certe canne che siano molto flessibili, che abbiano un'azione progressiva, però l'ultimo pezzo, quello diciamo in prossimità dell'apicale, il vettino e il sottovetta, che siano abbastanza flessibili, poi che abbiano un corpo, diciamo, ecco, un dorso buono, ecco, insomma, resistente. Però è importante vettino e sottovetta che siano abbastanza flessibili per ammortizzare le fughe dei vari pesci, sia piccoli, medi o grandi, ecco. E la canna, diciamo, io ho un coso, un vecchio mitico Calafuria 7, con il quale, leggendario, però è obsoleto e superatissimo. Però io, ecco, tanto spazio nell'ordine di 3, 4, 5, 6, massimo 6, 7 miglia dalla costa, tanto trovo. I cosi pesci me li trovo. È anche un po' una questione di economicità rispetto al lavoro che io faccio così, ecco, diciamo, per passione, che rientra un po' nei costi in base a quello che io posso chiedere. Perché, ecco, è tutto, diciamo, rapportato a quello che te, ecco, c'hai davanti o che prendi in considerazione, ecco, insomma, E come sul rapporto. mulinello, cosa consigli come mulinello? Anzi, allora, sulle canne rigorosamente in composito, carbonio e con i vettini, ecco, con i vettini possibilmente intercambiabili, no? Su alcune canne, su altre no, su quelle fini no. Allora, per quanto riguarda i mulinelli, sai, per il light drifting, ecco, diciamo, hanno un 5.000, va bene, insomma, ecco, un 5.000, un 6.000 vanno bene, che abbracciano un range. Io per esempio, ho dei piccoli Shimano, ho dei 4.000 con i quali pesco le palamite da Dio, in modo meraviglioso.
Però ecco, canne sui 4 metri, 4 metri e 20, mulinelli 4.000, 5.000 e 6.000, diciamo, ecco E, per. co e cosa e cosa imbobini sul mulinello? Allora, io imbobino per il light drifting, di solito imbobino il monofilo perché è elastico, il monofilo di nylon, dallo 0,22 allo 0,25. Io in genere uno 0,24, uno 0,25, ecco sì. E poi dovrei trovarli quelli diciamo, senza memoria, ma non esistono. Ti dicono la pubblicità del mercato su tanti prodotti. Questo ha assenza di memoria. Questo qui c'ha una memoria ridotta, oppure, ma guarda che quando incominci, tu lo sai meglio di me, quando io porto questi ragazzi vari sgombri, uno dopo l'altro, pesci di 4, 5, anche 6, 700 grammi l'uno. E mi fanno diventare matti perché mi troncano anche i bettini. Io dico: oh, allora, dopo qualche pesce, secondo come lo tirano, in memoria, praticamente dalla fase elastica passa alla fase elastoplastica. E lì devo tagliare e togliere quei 15, 20 metri ogni. Perché un'azione ripetuta e continua con questi pesci stressa, diciamo. Ecco, per quanto riguarda il multifibra, io dunque 1,015 lo utilizzo, 1,012, 1,015, quando faccio un'altra pesca a light drifting e vado sui 40, 50, 60 metri, allora mando giù, insomma, diciamo, senza a fondo, senza galleggianti, proprio dopo si entra anche nell'aspetto dei galleggianti. A fondo, e quando arriva a fondo, tipo alla genovese, si recupera un pochino che si lascia lì. Prima però si pastura a fondo, eh? A fondo Allora, o in prossimità dello stesso. Ecco, questo qui. adesso abbiamo parlato dell'attrezzatura in generale, abbiamo la nostra canna, abbiamo il mulinello caricato con il filo, tutto molto chiaro. Adesso parliamo un attimo dell'approccio in pesca, così dopo, in funzione dell'approccio in pesca, sceglieremo sia il sistema pescante che eventualmente la pasturazione. Vedremo, parleremo anche un attimo della pasturazione in quel caso specifico e eventualmente anche delle esche. Così facciamo proprio un recap completo di questa tecnica, come la vede Francesco Martelli, che secondo me è proprio quello che interessa di più in questo momento. Bene, allora io innanzitutto quando porto questi ragazzi in pesca, o come potrei essere io, diciamo, in solitario, vado su questa ipotetica secca, ok? Ipotizziamo il cappello, la vetta è sui 8, 10, 12 metri e scende e degrada su 15, 20, 25, 30, 35 e poi scende su 40, 50 metri. Allora, in quelle condizioni, innanzitutto bisogna, ecco, avere una strumentazione buona. Lì, furgone, mi va messo, ma quello che il Quello che c'è. mercato ci mette a disposizione, naturalmente, occorrono apparecchiature, una strumentazione ultramoderna, cioè avanzatissima perché devi vedere tutto praticamente. Tutto, avere tutto, diciamo, sotto controllo. Quando arrivi, e poi tra l'altro la conoscenza, l'esperienza, perché l'esperienza ti fa capire che quel determinato piccolo o medio banco di pesce possono essere occhiate, tanute, occhiate mescolate con tanute, qualche sarga a fondo. Ora io va bene, insomma, vado a dei livelli, diciamo, un po' alti, però basta vedere un certo tipo di mangianza, non diciamo minuta a minuta, tipo per esempio boghe, ecco queste robe lì, boghe menone, spicarelli, no, proprio perché dunque, oppure sono anche mescolate boghe, occhiate e tanute, ecco, allora in quel frangente lì, se noi troviamo questi banchi qui, allora bisogna iniziare a pastorare, però prima bisogna verificare la corrente, e quella è fondamentale, è un problema primario che noi bisogna risolvere, ecco, cercare di capire che tipologia di corrente c'è. Se c'è una corrente leggera,
moderata o forte, o poi in assenza di corrente però pilai drifting. Non si fa. Non si fa, ecco, fai i cambi, ti tocca cambiare tutto, o cambi zona, o se no, ecco, fai il coso, il Va bene, volantino, vabbè, insomma, ecco. restiamo concentrati. Quindi abbiamo visto che Sì. la corrente è quella giusta, non è né troppo forte, non è troppo debole, siamo al valore giusto della corrente, che io potrei dire ti va bene mezzo nodo di corrente. Sì. 0,3, 0,4, mezzo, sì, 0,5, sì, va bene, va bene. Allora, abbiamo identificato il nostro banco di pesce un po' più interessante, che non sono menole, non sono neanche boghe, e sono, diciamo, te lo dico già io, sono sui 20-25 metri, ovviamente spostate rispetto al cappello. A questo punto, verificate la direzione e l'intensità della corrente. Qual è il modo giusto di procedere? Allora, il modo giusto è quello di iniziare, se c'è, diciamo, una corrente buona, insomma, ecco, sull'ordine di 0,3, 0,4, 0,5, ecco, iniziare a pastorare. Inizialmente fare un mezzo giro, alcuni mezzi giri intorno allo spot, e pastorare con dei pezzetti di sarda. Pezzetti, mezza, tanta, sarda proprio così. Gettata, e vedere la mangianza come si comporta. Gettare questi cosetti di sarda, questi tocchetti, pezzetti di sarda, fare il giro, due, tre giri, e poi ci fermiamo laddove noi riteniamo opportuno, perché io sono arrivato a calibrare anche sulla profondità, la zona dove regnano più che altro anche le boghe, per esempio su 22, 24, 25, 26. Fino su 26, su 27 metri, dopo ecco, mi comincio a trovare le occhiate meno pesce foraggio e più pesce occhiate bettanute sui 28, 30, 32, 35 metri, ecco, è il range, diciamo, giusto. E poi dopo monto il Sardamatic, anche perché, ma per ragioni, diciamo, tempistiche, perché devo. Certo. Ecco, devo sistemare e montare le canne, perché lì devo fare tutto io, perché nessuno deve, perché a volte ti forzano un pezzo e ti No, danneggiano un no, no, vabbè. pezzetto. Allora, Andiamo ce avanti. ne sono cose. Oh, ok, allora, inizio, attivo il Sardamatic, e non è che io lo metto temporizzato, magari c'ho il coso del temporizzatore, però io non che lo metto diretto. Diretto, e poi ci metto delle manciate di sardine e acqua, acqua, tanta acqua, perché polverizza, eccita questi pesci, si espande molto, però sempre deve essere sempre continua. Manate di Quindi sardine, tu però. non ti sei ancora ancorato fondamentalmente, sei ancora col motore in moto? No, cioè. Ecco, premetto, io avevo dato per scontato. Dal momento mi comincio a pescare, sono ancorato. Posiziono il motore elettrico, il Minn Kota, gli do lo spot ancora e lui mi si posiziona laddove voglio io. Ok. Dopodiché, ecco, incomincio a pasturare, come anche manate di sangue, ecco, in modo misto. Manate però tutti i tocchetti, tocchetti piccoli, sarde un po' schiacciate e poi sardamatiche. Poi riduco quello e vado con il sardamatiche. Però ci sono dei momenti in cui se trovi un po' di corrente, e poi dopo il finale, come devi pescare, che butti in acqua tre canne, perché io pesco con tre canne, perché sono di solito sono tre dell'equipaggio, tre di questi ragazzi, ai quali do una canna a testa e gli dico: guarda ragazzi, allora pescate così, state attenti, controllate il galleggiante calo. Allora il galleggiante lo posiziono su, se io ho da 0 a 35 metri di fondo, una canna con il galleggiante, con lo stopper, lo posiziono a circa 8-12 metri. Quell'altro a 15-18 metri,
E quell'altra canna sui 30, se ci sono 35 metri di fondo, lo posiziono circa sui 32-33 metri. A volte anche rasento anche il fondo. Ecco, tre assetti, Quindi eccolo qua. stiamo parlando di questa montatura qui, quella che sto mostrando adesso. Certo, sì. Che può essere praticamente che si equivale all'altra, però l'altra è più fine perché è più orientata ai pesci come occhiate e tanute. E in quel modo, pescando con i finali, con la leader line, più fine, di 2-5-3 metri di lunghezza, rigorosamente in fluorocarbo, e varia dallo 0,16, 0,18,5, 0,21. Io dunque il massimo, addirittura ho fatto anche lo 0,14 doppiato, ma robe da pensa, 0,14 doppiato con il rinforzo. Ecco, rinforzino devi partire come minimo da uno 0,28, 0,31,7. Io non utilizzavo il coso di Pinai. 0,35, poi dopo dipende anche dai Come pesci che. costruisci? Come costruisci il rinforzino? Allora, il rinforzino, ora qui ho un esempio. Ecco, un esempio, eccolo qua. Non so se si vede, ecco qua. Sono in Tu serie, praticamente fai un nodo tra il rinforzino e Allora, il terminale. ecco. Il rinforzino, eccolo qui, vedi? Allora, rinforzino, il nodo che fissa come rinforzo è un uni a quattro spire, ma quattro spire puoi passare dentro e poi serri con dolcezza, lubrifichi con saliva o con acqua, e poi dopo gli ci dai una gocciolina di ciano acrilica, di colla ciano acrilica, vedi? Perché, allora ti spiego. La colla ciano acrilica che cosa fa? Consente al nodo di bloccarlo, praticamente, perché se non metti la gocciolina di colla ciano acrilica, che cosa avviene? Avviene l'effetto ghigliottina. Tirano, tira il pesce, tira. Un po' lo controlli, c'hai canna adeguata, flessibilissima, però poi ti rompe, perché se io pesco uno 0,20, una palamita fino. Io l'ho tenute fino a 3 kg, ecco, riesco a tenerle con lo 0,20. 0,20 ti fanno fare magari due o tre volte il giro della barca, perché insomma, sai, le palamite, se i tonni tirassero come le palamite, beh, i tonni non tirai tanti, ma come le palamite, guarda, credimi, sono di una sportività Lo so, incredibile. pescate anch'io grosse, eh. Giù a Lussino andavamo a pescare con la sarda intera come esca, con l'amo Sì. tutto, cioè col filo passato con l'ago, per intendersi, quindi rifacevi il nodo a ogni Lo lancio. faccio anch'io, già vedete che tipo, per esempio, capitano delle palamite su 4-5 kg, allora cambio tutto, perché lì Beh, comunque metto. comunque rinforzino, quindi, e dopo mi parli anche della goccetta di ciano acrilica sui nodi per evitare l'effetto ghigliottina, che secondo me è proprio uno dei motivi principali per cui andiamo a rompere sul nodo. Certo. Ma tu questa goccetta di ciano acrilico lo fai anche sui nodi, sugli ami o soltanto sugli nodi di giunzione? No, dunque solo su nodi di giunzione, perché io sugli ami faccio lo snelling che è il numero uno, lo snelling è il numero uno. Io di nodi ne faccio tanti e tutti veloci, dall'FG a quello a scendere, va a risalire, tutti i vari nodi ne faccio. Ecco, perché magari la manualità dovresti farlo spesso, ecco, un nodo farlo sempre ma allora acquisisci tutto velocità ma questo solo diciamo durante il periodo che io chiunque faccio poi dopo insomma si sa che è rilento, ma lì la velocità è fondamentale, pasturazione, velocità, capire. Ecco, io credo una cosa che nel A volte qualcuno mi dice, ma quanti grammi ci metti di piombo? E dico, ma che sono? Domande da dirsi. Non dipende da me, perché se io dovessi, ecco, pescare col pesce, con la lenza, il pesce zero piombo, nulla, così, a lenza morta,
perché l'esca deve fluttuare l'incorrente nel modo più naturale possibile. E allora hai delle soddisfazioni e delle catture, però non sempre ci sono certe condizioni, allora ti adegui agli eventi. E allora devi mettere un grammo e mezzo, 2 grammi, 2 grammi e mezzo a secondo della corrente, o secondo anche dove puoi intercettare i vari pesci, capito? Perché tutto, ecco, è tutto un gioco. Corrente marina, zavorra, e poi dopo la profondità, dove vedi, insomma, ecco, dove quello E la che distanza dalla barca anche, ovviamente. cioè, insomma, certo, se c'è, diciamo, un bel po' di corrente discreta, se no con la pastura intercetteresti le palamite a 80-100 metri, poi dopo passano le barche, insomma, diventa ancora un problema anche gestire, diciamo, la pesca e l'apparato pescante, capito? Allora, una domanda che mi faranno sicuro. Però io invece li precedo. E perché usi il rinforzino soltanto più spesso e non fai direttamente tutto il terminale spesso? Tanto il rinforzino è quello vicino agli ami, no? Quindi si vede. Ascolta, se tu me allora io fino a una decina d'anni fa le palamite le pescavo con il finale, con la leader line dello 0,28 senza 0,30. Ecco, ma andava bene. Non solo, poi dopo, quando io gli facevo più rinforzo, magari c'erano quelle un po' più grosse, le palamite, poi dopo ce n'erano tante, allora mettevo un amo, un 3,0. Un 3-0 con il pezzo con un pezzetto di 15 centimetri di multifibra, gli facevo il falso nodo, infilavo con l'amo. Ma se te, ecco, guardi, perché io ho fatto un video, no? Light drifting, parte 1 e parte 2, no? Un tutorial. E lì, dunque, proprio anche il corso, il video di tutti i vari montaggi, tutti i vari cose, capito? Ma quello lo usa. Ora il pesce si è talmente tra rarefatto, tra, diciamo, disturbato, anche perché ti spiego, io no, ho notato che più scendi, peschi di più, da 0,28 passi a 0,26 e poi dopo scendi da 0,26 a 0,23 e mezzo, tutto fluorocarbo, eh? Poi da 0,23 e mezzo passi a 0,22 e mezzo, 0,21, ora da 0,20 io ero ancora sceso, però tanti palamite le perdi, cioè, quando poi ripartano, non ce la fai, anche se non ce la fai perché rinforzino col nodo, con la gocciolina, c'è un'acrilica, ti tengono, ma fino a un certo punto, poi dopo rompono. Perché? Perché quando scendi di diametro su leader line, allora il pesce che strappa, sembra che, ma c'è un codice genetico tra loro che se lo trasmettono, sembra una cosa strana. Ma è così che con le lenze siffatte non ti danno più. Ecco, e devi ancora scendere. Pensa un pochino a quali livelli siamo arrivati. Ora. Però ecco, riesci ancora a fare la differenza, ma devi andare fine e sempre fluorocarbo e cambiarlo spesso, spesso, eh? Spesso. Perché con i raggi UV poi dopo, insomma, bisogna cambiarlo spesso. E io come finali, ora nel primo disegno che hai esposto, allora lì no, ci sono, ecco, praticamente 0,16, ma quello sono, ecco, 0,14 ecco, per le occhiate o per le tanute di una certa taglia. Ecco, con 2 ami, allora fai, se trovi il pesce qui, Ah, il fai. rinforzino, compresi gli ami, quanto lo fai lungo? Allora, per le palamite lo faccio lungo 15 centimetri, 15-18 centimetri, perché poi praticamente lo riduci facendo i mezzi colli, no? Di fissaggio della coda della sardina. Fai mezzo collo, altro mezzo collo. Insomma, ecco, poi dopo puoi anche tagliare anche la coda, ma sai, lì, insomma, ha poca efficacia, però ecco, ti devi fare 15, 12, 15 centimetri, anche 18, ma 18 è meglio.
Per quanto riguarda invece per i pesci più piccoli, se tu vai mirato alle occhiate, valle tanuta, ai 18 prai, ai sarghi a fondo, allora anziché 3 anni ne metti due o addirittura uno, e il rinforzino lo fai solo di 3-4 centimetri, ecco, non di più, e poi dopo tutto fine perché il pesce di solito, insomma, gli dà fastidio quei 30-40 centimetri dall'amo, ecco, dall'esca, è quello che abbiamo nel tempo, sono cose che abbiamo verificato, però poi tutto sommato, ecco. Però ecco, quello che conta fondamentalmente è sì, è la sezione del fluorocarbo e la pastorazione, che sono anche gli ami contano, insomma, l'amo deve E buttare. secondo te il periodo migliore, cioè durante la giornata, ci sono dei momenti, chiamiamoli magici, migliori, per tua esperienza o va bene tutto? Allora, senti, orientativamente in linea di massima la mattina presto, l'alba. L'alba è qualche ora, però non sempre, non sempre. A volte il pesce muove dopo, quando facci caso, quando c'è tanta luna, quando c'è la luna piena o leggermente calante o leggermente crescente per fare la quinta. Allora il pesce di solito, ecco, lo prendi, ecco, mi comincia a muovere verso l'11:30, mezzogiorno, l'una. È così perché molto probabilmente loro mangiano anche di notte perché la luna per loro è come una lampadina e loro mangiano. Cioè, ora dunque, mica che se c'è la luna la mattina, cioè il pesce lo prende lo stesso, però non in modo, diciamo, energico come tu affronti una mattinata con l'alba, con la luna o luna nuova, cioè luna diciamo col picchio crescente, appena crescente, allora quelle condizioni sono quelle migliori. Poi dopo anche sui cambi di marea, per esempio sull'alta marea o sulla bassa marea, insomma, ecco, sono. E quei momenti di cambio sono dei momenti, ecco, diciamo, abbastanza favorevoli, ecco, per la pesca. E per Però quanto quello riguarda le tue esche preferite? ma le mie esche, sai, dipende dalla allora sulla cosa, sulla drifting della sardina, cioè non è che io abbia o vado, io sai, io dunque prendo a casse prendo a casse e dunque vado e pasturo una sardina. Ho sempre pasturato, ho fatto delle pasture per conto mio, tipo di quando facevo anche le gare, però più evolute, ma la base è sempre sardina, farina di pesce o altri, ecco, o altri diciamo ingredienti. Però ecco, la sardina è quella. Oppure no, anche la laccia. Ecco, la laccia che non si chiama la salacca, si chiama noi qua giù in zona Piombino e dintorni. Ecco, la laccia è un'ottima esca. Le piccole alacce sono, per certi aspetti, sono migliori perché resistono molto di più, perché sono più resistenti, hanno le canne più solide e più dure, e sono più resistenti, diciamo, all'azione dei pesci disturbatori come le boghe e per altri pesci, capito? Insomma, Beh, io per esempio nella pesca del tonno a drifting, sicuramente nella mia cartucciera di esche c'ho le alacce, perché secondo me ti danno un vantaggio. Poi dopo, per pasturare la sardina è migliore perché con Beh, certo. quell'odorizzo che emana, insomma, ecco, è più attirante, È più però grassa. Sì. Beh, se vado a light drifting, per esempio agli sgombri, io preferisco l'acciuga addirittura, il filetto d'acciuga. Ho visto che paga molto, molto di più rispetto alla sardina. No, cioè ora io dunque, ecco, ho parlato delle sardine, però anche le acciughe sono validissime. Anzi, a volte, secondo, perché io sai, a volte nella cassa di sarde poi ho anche diverse acciughe e me ne metto un po' da parte.
sfilettò perché secondo, perché sono in qualche momento di apatia alimentare, allora li faccio il filettino e senza li faccio, anche senza metterci il filo elastico. Ecco, glielo mando in corrente laddove vedo che sono quelle determinate mangianze e poi parte la canna. Poi ecco, l'azione, diciamo, non è tanto la tecnica varia, no? Che vengono posizionate queste canne, queste due, tre canne o quattro canne anche, però anche lì bisogna essere molto attenti perché come cambia la corrente, se no avviene un macello in mare. Sì, togli la canna, togli quell'altra, allora lì non bisogna vedere proprio tutto dipende dalla corrente e da come siamo disposti in mare e come noi affrontiamo la pescata. Ma ecco, ipotizziamo tre canne, va bene, una a 12 metri, una a 15, 18, e quell'altra su 25, sui 25, 30, su un fondale di 35 metri. Bene, allora, ecco, tagliamo queste canne, pasturiamo il sardamati che comincia già a lavorare per benino, come dico io, alziamo gli archetti. Con i galleggianti, un galleggiante da, ecco, su 25 grammi come minimo, 25, 30, 30, 30, eccoli qua. Vedi, cioè 16 grammi va bene per le occhiatone grosse e per altri pesci, tanute, per quanto riguarda sulle palamite. Perché poi oltre alle palamite prendi tonnetti alletterati, lampughe. Allora, quando vedi che ci sono anche magari delle lampughe, allora utilizzi, cambi subito il finale, prendi quello da due ami e ci metti i tocchetti di sarda. Ecco, i tocchetti di sarda, mezza sarda o tocchetti di sarda. Come vedi la lampuga? Oh. Pasturi, tieni la lampuga, la tieni con una canna e con quell'altra le prendi, no? Perché ti vengono, perché sai, le lampughe, la lampuga è anche un pesce di branco, no? Per cui Quindi tu quando prendi la prima lampuga praticamente non la recuperi, la lasci in No, mare. la lascio lì, sì, la lascio lì e con l'altra canna prendo, poi dopo lo vedo secondo come è allamato, la ritiro e ci lascio l'altra, capito? Beh, tutto, e allora fai un freezer, diciamo, però va bene, insomma, ci stai attento, non ne prendi più di tante, tanto visto, insomma, ora ecco, bisogna anche considerare che ragazzi, il rispetto per il mare è fondamentale, perché tra tutti abbiamo fatto un bel danno in questi ultimi anni. Per cui, Ma una sì, domanda. dimmi. Allora, io guardo questo terminale, no? E vedo, boh, il finale va benissimo, c'è la trigirella, questo ok. Dopo ci sono, vedo le due perline morbide, di battuta per non rovinare i piombi, ma il filo che sta tra, cioè, è la lenza madre, ma tu quando cali, quindi fili l'esca in mare, fili la trigirella, Sì. dopodiché fai scorrere il galleggiante almeno 10-15 metri. Allora funziona così. Allora, le prime due canne, perché bisogna vedere anche l'assetto anche delle correnti, come si muovono, perché se no rischi di fare degli intrecci. Allora, se sono ben distanti, magari una canna la butti proprio a 90 gradi rispetto all'altra. E poi vedi la corrente, il galleggiante come si muove, perché se no se quella di dritta va verso l'altra, recuperi l'altra e fai andare quella, e quell'altra la cali al posto di quella che hai calato, ecco, in un modo iniziale. E cioè, ma è un lavoro abbastanza continuo, però quello fondamentale per il live drifting, devi pescare con l'archetto aperto. Mentre la terza o quarta canna, che la senta al fondo, può anche chiudere. Chiudi con la frizione. Però ecco, puoi anche chiudere perché La frizione come la metti? La frizione la taro, cioè, è leggera, leggerissima, non è lo slittamento. Ora io, sai, con questi mulinelli piccoli, con un 4000 non è quel coso, un mulinello d'attoni, allora dici, ma va bene a 4-5 kg, no, lì fa, diciamo, un pochino,
a occhio, insomma. Insomma, ecco, l'esperienza di guida che insomma, cioè non devi forzare, ecco, insomma, Ok, però lo allora facciamo finta che stai pescando con una canna sola, intanto, per semplificare al massimo, no? Ok, una canna. Fili a quindi il finale in mare, dopodiché tieni il galleggiante in barca e quanto filo dai prima di bloccare il galleggiante con lo No, stopper? io butto tutto in mare, eh. Tutto in mare, cioè galleggiante, tutto in mare. Calo come tu dovessi fare in un lancio, un casting, un ordinario casting. Lo stopper che qui hai disegnato, diciamo, prima del galleggiante, cioè la prima cosa che hai sul Allora, quello stopper, a che distanza va? se tu, ecco, se tu che mi hai detto che va bene, ipotizziamo di pescare con una canna sola a 15 metri. Io posiziono lo stopper a 15 metri Ah, dalle ecco. linee correvole, capito? Ti prende la piombatura, la zavorra, ti porta l'esca giù. Quando arriva a 15 metri si ferma perché lo stopper blocca il Adesso galleggiante. ho capito. E quando recuperi, lo stopper ti entra nel mulinello, quindi rimane fisso là a 15 metri e festa finita. Ecco, Certo, no, adesso mi è tutto chiaro. E qui, adesso in questo momento, manca il piccolo piombo da 1 grammo, 1,5 grammi, 2 grammi, che dovrebbe essere posizionato subito dopo sì, la tripla girella. ecco. Praticamente è dunque sotto l'oval bed scorrevole, vedi? Questo qua. Qui. Cioè, Perfetto. l'oval bed va di sopra perché quando il galleggiante scorre e batte sul nodo, non deve battere sul nodo, deve battere sull'oval bed perché funge da salvanodo, capito? Chiaro. No, chiarissimo, chiarissimo. Va bene. Vuoi che guardiamo la montatura dopo? Vai, ok, Finale per orate. sì, allora, per le orate anche lì ci sarebbe da... No, ma secondo me, guarda, posso chiederti una cosa? Il finale per l'orate, facciamolo su un video a parte, perché sulle orate ci sono diversi aspetti che vorrei approfondire con te, però non vorrei far troppo sul light drifting. Secondo me, quando parliamo della pesca light drifting pura, senza le orate, perché le orate sono un animale un po' a sé, diciamo, almeno secondo me. Bravo, sì. Che pensa con il drifting? Stacchi con la pasturazione giusta, ad altezza giusta, se ci sono le orate, le stacchi dal fondo e le Sì, prendi vengono. al light drifting. Con il light drifting, il light drifting è micidiale, ci prendi di tutto, ci prendi di tutto. Pesci piccoli, medi, grandi, ci prendi di tutto. La pasturazione fa salire tanute, orate, di tutto. Io Ma poi le secondo te, dimmi. con il light drifting, riusciamo a pescare su una profondità di 50 metri? Cioè, mi spiego meglio. La zona dove abbiamo i pesci, dove si trovano i pesci, è vicino al fondo a 50 metri di profondità. Tu lì andresti più con un bollentino o comunque proveresti a fare un light drifting? Allora, se praticamente è come un mix, ecco, un bollentino, un light drifting misto, cioè che metti che se c'è poca corrente, metti se c'hai una mangianza a 50 metri che ti può, ecco, interessare, puoi mettere quei 3, 4, 5, 6 grammi di piombo e ecco, Solo, per ci dare un vorrà solo il certo. tempo per arrivare giù, fondamentalmente, E questo è il problema. poi dopo, quando arrivi giù, recuperi un pochino, un metro e mezzo, no? E poi dopo però lì, ecco, in quel caso ci pasturi con i secchielli, quelli tipo della stonfo, no? Quei pasturatori a sgancio rapido, ecco. Certo. Ecco, questo Ecco. volevo chiederti. In quel caso tu la pasturazione la Certo, fai, ma la fai sul fondo. perché guarda, secondo me la drifting rende laddove puoi pescare, perché anche lì bisogna vedere, perché dipende anche dalle orrenti. Di solito
sui 50, se, insomma, è un po' di corrente la trovi, allora devi necessariamente utilizzare il piombo di solito. Però ecco, sulle ciliate, ecco, vedi, sulle ciliate, secondo in dove, per esempio in Liguria, pescano, cioè non pescano col galleggiante, no, insomma, almeno a detta di amici liguri, loro non pescano i lightdrifting, ecco, proprio lo fanno diretto. Invece, con il galleggiante puoi spaziare sulla Posidonia anche, su 18, 20, 22 metri, dove a volte le palamite entrano, ve l'accostano, e poi trovi anche più pesce, diciamo, misto, sui 16, 18, 20, 20, ecco, 18, 22 metri, 25 metri è una profondità giusta, dove lì trovi abbastanza posidonia, però tu con il galleggiante, beh, proprio scorrevole, te lo metti a 20, a 21, a 22 metri, no? E te lo pasturi. Lì prendi anche lì tonnetti alletterati, lampughe, palamite, prendi di tutto, capisci? E non va a fondo ad urtare, diciamo, la sensibilità delle posidonie. Che guarda, la posidonia è una rogna continua. Anche lì con i calamari, quando vai, devi sempre stare attento con la posidonia. A parte che io vado ormai nelle mie zone, tanto non ho problemi, vado a parte, e poi Senti dopo Francesco, dimmi, noi con guarda. questo video ormai siamo a un'ora praticamente, o un'ora quasi. Accidenti, accidenti, Esatto. onore. Allora, vuoi dire ancora qualcosa sul light drifting o vuoi che parliamo un attimo anche del tuo libro? C'è ancora tante cose da dire sul light drifting? Sì, va bene, insomma, sostanzialmente, allora, archetto a cali, archetto aperto, prima, allora, lanci, apri l'archetto, lanci e metti la canna. Ecco, vedi, un aspetto. Con il light drifting devi utilizzare i portacanne orientabili, paralleli, la canna deve essere parallela alla superficie dell'acqua, perché Certo. quando il pesce fuoriesce, gli devi dare l'invito, e ecco, e praticamente il pesce non deve incontrare nessuna resistenza. E che archetto aperto, canna orientata verso la corrente, canna inclinata, ecco, canna parallela alla superficie dell'acqua, poi archetto sempre aperto, mi raccomando, sempre aperto l'archetto, perché se no, perché è proprio light drifting, in drifting corrente si deve, una pastura, alaccia, acciuga che sia, deve fluttuare in corrente, in un modo. Poi dopo l'innesco, ah no, che cosa abbiamo detto? L'innesco poi non l'abbiamo detto, vedo, bene, magari quello lì Dai, sai. parliamo Allora, dell'innesco. l'innesco, praticamente, ora qui c'ho tutti anni, praticamente che cosa faccio? Io infilo, e ora ci vorrebbe il pesce per farlo vedere. Comunque, dai, praticamente io con questo amo qui finale, fisso vicino alla testa della sarda, vedete? Questo qui. Poi con quest'altro io lo metto sul dorso, e questo vicino alla coda, il terzo, quello vicino al rinforzino, vedete? Vicino al nodo e al coso. Allora, poi dopo, quando io ho fissato così, diciamo, proprio in un modo semplice, gli ami alla sardina, che cosa faccio? Con il rinforzino faccio dei mezzi colli, prendo il pesce, un mezzo collo, altro mezzo collo, poi ritolgo gli ami e gliele infilo proprio dentro, in modo tale da il mezzo collo esce di fuori, e il coso del gambo rimane proprio dentro il pesce, perché tanto ho fatto tantissime prove per la palamita, per il tonnetto alletterato. Non è che sta a prendere la lente e guarda l'amo, ma quest'amo però, no, no. Quando, ecco, gli dà noia solo al pesce, dà solo il filo, gli dà noia il filo, gli dà fastidio il filo. Quindi, quando essi fatto
Ora poi niente, lo faremo vedere magari, ma è una cosa semplice, però va vista. Cioè, praticamente i mezzi colli devono uscire dal dorso del pesce, dalla pancia o del dorso del pesce, perché quando arriva alla palamita prende e porta via senza. Ah, ecco, quando poi scorre praticamente la palamita, porta via l'esca del pesce, non è che si ferma subito, fermi tutti. Lo facciamo andare almeno un 10, un 15 secondi, bene, di farglielo prendere, farglielo. E poi dopo, come dice Fabrizio Schirru, giustamente dice bene, si chiude e si dà la ferrata non troppo energica, ma elastica. E poi già con la frizione pretarata, e poi dopo si inizia a lavorare e via andare. Ecco. Che bellezza, però la pesca delle palamite per me è sempre stata qualcosa di speciale, devo dire. Mi è sempre piaciuta tantissimo. È bella, però non che sono calate Lo lì da so. noi, ma peccato, peccato, guarda, perché non ce ne sono più come prima. Poi anche, ma guarda, se, secondo me è dovuto tantissimo anche a questi cambiamenti climatici, perché questi cambiamenti climatici hanno un po' sovvertito un po' l'ordine, diciamo, meteorologico. Cioè, i così pesci che passavano in determinati periodi non passano, cioè passano in altri periodi, ma ecco, una roba proprio che non ci capisci. Infatti anch'io spesso e volentieri con questi equipaggi che mi fanno pressione: oh Francesco, dai, forza, andiamo, stai calmo, che non ci sono. Come ci sono? Non ci sono ancora, perché fa ancora caldo, fa ancora troppo caldo e i pelagici non accostano su questi punti cospicui, non ci vengono, è inutile. Quali sono, per tua esperienza, i periodi dell'anno migliori per pescare proprio questi pelagici? Novembre. Allora, senti, da metà ottobre fino dunque tutto novembre, fino a tutto novembre, anche dicembre, che poi dopo novembre bel clou, perché ci sono anche le orate, tanute, tutti i banchi di pesce muovono. Ecco, In allora primavera? in primavera, secondo, per esempio, io dunque primavera, vabbè, insomma, gallinelle, pagelli, insomma, e prima, qualche anno fa, anche le palamite. Eccomi, in primavera, ora sono sparite, non passano più. Almeno qui da noi, è solo pesce di fondo, tanute, orate, sì, insomma, ecco, o se no sgombri. Io poi, sai, gli sgombri ne faccio prendere a questi ragazzi, un male, perché no, ma sono sgombri, tutti lanzardi sono, tutti scomber japonicus coleus, non diciamo scombe, sono i lanzardi, sono, ecco, che non si chiamano, che qui in Toscana si chiamano i lacerti cavallo, ecco, a Genova Certo. le cavallo le chiamano, Le cavalle, sì. che pesci ottimi. Poi li seguo anche in cucina, perché io seguo anche Pallavicina, un po' sono anche un gourmet in tal senso, perché vado sempre a delle ricerche, poi dopo c'è, insomma, sono una famiglia di gourmet, diciamo, insomma, di Allora, appassionati. Francesco, io penso che abbiamo visto un po' il light drifting, sicuramente si potrebbe approfondire ancora, ma ci sarà sicuramente l'occasione se avrai il piacere di tornare sul canale. Sì, Io parola. vorrei però presentare, anche perché so che ci sono tanti che aspettavano questa cosa, cioè hai finalmente messo di nuovo a disposizione il tuo libro storico, Il Palamito, che adesso Sì. i nostri amici stanno vedendo anche sullo schermo. Allora, è questo qui, no? Ecco. Sì, questo qui è una vecchia copia di quando. Ecco, praticamente ho riproposto questa riedizione perché tanti lettori, tanti amici che mi seguono, tanti follower sui video mi chiedono: ma quel libro il Palamido, eh? E allora gliel'ho, ecco, praticamente rifatto, perché non lo trovavano più. Ne trovano alcune copie su degli store, delle librerie, insomma, ecco, tutta roba usata, insomma, ecco, trovano, ma quello, ecco, il mio è nuovo, e
niente, praticamente è proprio originale. E ecco, dunque, proprio perché è originale, ho mantenuto la stessa copertina, no? Perché come Chiaro. richiamo, Comunque, evocare tempi, diciamo, prestigiosi. per tutti gli amici che sono interessati comunque a vedere un attimo il libro, il prezzo, eccetera, in descrizione, proprio in descrizione di questo video, trovate il link su Amazon, quindi potete scegliere anche tra la versione digitale o la versione cartacea. Per tutti quelli che sono interessati, basta che vadano sulla descrizione. Certo, tu poi Francesco, sì, ok, che dire? Non so vai. come ringraziarti, è stata per me in primis proprio una puntata molto molto interessante, perché io ho sempre piacere di confrontarmi con i pescatori, quelli che hanno una grande esperienza della vecchia guardia, dove trovo sempre qualcosa di nuovo da scoprire e da approfondire. Poi tu, con l'esperienza che hai, hai voglia. Bene, Ragazzi, quando quando vuoi, se vuoi, vuoi. siamo Dunque di tempo. nuovo qui. Ci sarà sicuramente un seguito. Grazie a tutti e ci vediamo per il prossimo video. Ciao Questi ragazzi che ci vedono. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.